partiamo da te. Sì? Come ti chiami? Mi chiamo Francesco. E di che gruppo fai parte? Sei qui insieme allora, ad altri ragazzi? Allora, io sono rappresentante all'interno dell'università nel consiglio degli studenti. Ok, e oggi sei qui con gli altri perché? E oggi sono venuto, diciamo, a vedere un po' la manifestazione perché chiaramente simpatizzo con le cause che portano avanti, perché chiaramente il problema della casa e dell'affitto per, non solo per gli studenti, ma in primo modo per gli studenti della città come Bologna è un problema grossissimo che non nasce ieri né oggi, ma che purtroppo è sempre troppo poco considerato rispetto a tanti altri temi di cui si parla ogni giorno. Così. Gli affitti oggi sono aumentati, quanto paghi tu, se posso chiedere? Io sono pendolare, appunto per motivi di costo della casa, e però gli affitti da dopo la pandemia, già prima erano molto alti, con la pandemia si erano un po' stabilizzati, erano scesi, e invece adesso con il rientro pieno dell'università in presenza si sono ancora rialzati. Abbiamo casi, parlando con studentesse e studenti, di persone che pagano 550-600 euro delle doppie in posti improbabili, con case in condizioni pietose, senza bagni. Veramente stiamo sentendo delle situazioni che avremmo solo immaginato di sentire, ecco, veramente al limite. E il problema è che una città come Bologna, che diciamo basa una grande parte della sua essenza, no, come città, sul tema dell'università, degli studenti universitari, di quello che possono portare, sentire queste storie è veramente tragico, perché oggettivamente tantissime persone stanno non scegliendo di venire a studiare a Bologna, ma in generale di venire a studiare all'università perché il costo della casa è improponibile e le loro famiglie non riescono a permettersi. Quale risposta ti aspetti dall'università o dal comune di Bologna? Io penso che l'università e il comune si stiano muovendo, è chiaro che c'è un problema grosso e che ci vogliono tanti soldi e la volontà di mettere mano agli affitti brevi turistici, che è uno dei grossi problemi della città. Non lo possono far da soli, ci vorrebbe un intervento del governo che non mi sembra proprio molto sul pezzo rispetto a questi temi qua, nonostante diciamo le varie boutade che si sentono dire. Vedi delle possibili soluzioni al problema? Secondo me sarebbe molto lineare intervenire limitando gli affitti brevi turistici, che io credo siano un grosso problema, non perché il turismo sia sbagliato, ma perché abbiamo lasciato troppo spazio a questi, stanno oggettivamente mettendo in competizione gli abitanti delle città, gli studenti con i turisti, e questo non va bene perché chiaramente non vai a creare una città uguale, inclusiva. Dall'altra dovresti anche investire molto sugli studentati, cosa che adesso un po' di soldi ci sono con il PNRR, ma stanno andando molto ai privati, non ai pubblici, e questo è un problema perché chiaramente il tema è far andare all'università principalmente chi non se lo può permettere, perché se lo può permettere una casa se la trova lo stesso. E poi infine bisognerebbe, diciamo, secondo me lavorare molto anche sul sensibilizzare, chiaro che non sia facile, però anche i proprietari o chi possiede delle case, perché c'è un tema di speculazione fortissimo in città e anche di concentrazione delle case, cioè pochi proprietari che hanno tantissimi appartamenti che però o non mettono in affitto, che mettono a prezzi spropositati perché sanno di poterselo permettere, per purtroppo farsi solo dei soldi sopra, senza nessun tipo di responsabilità verso la città o verso gli altri. Certo. E invece la protesta per quanto tempo andrà avanti? Da quel che so dovrebbe durare oggi, si vedrà forse domani. È chiaro che è anche serve per attirare l'attenzione. Purtroppo queste cose sono anche mediatiche, funzionano così. Però mi ha colpito il fatto che bene o male, non solo qua ma in tutta Italia, si stiano muovendo le ragazze e i ragazzi da tutte le università per porre il problema e che sia uscito anche un po', diciamo, nel dibattito pubblico. Speriamo che si continui e che si faccia qualcosa, perché se anche la polemica finisce, però gli studentesse e gli studenti lo stesso fanno fatica a trovare casa, quindi qualcosa bisognerà più fare. Certo, grazie mille. Grazie allora. A voi. Perfetto. Ciao, come ti chiami? Sono Anna. Studi qui a Bologna da quanto tempo? Da 2 anni. Ok, qual è la tua visione degli affitti qui a Bologna? Sicuramente la questione qui a Bologna è grave, nel senso che stiamo vedendo un caro affitti in questo periodo è molto alto, ma al di là del caro affitti anche l'emergenza abitativa è sempre più dilagante. In realtà non è del tutto un'emergenza, perché è da anni che sì, viene denunciato questo problema, però sicuramente all'inizio di quest'anno o in questo periodo ci sono dei periodi in cui questa emergenza insomma esplode, e adesso siamo dentro uno di questi anche. Tu da dove vieni? Io vengo da Vicenza. E hai preso la casa in affitto, posso chiederti a quanto? Sì, allora io sono in doppia e pago quasi 300 euro, però c'è da dire che ho avuto fortuna, nel senso che adesso guardandomi intorno gli affitti sono anche molto più alti e
e quindi io sono stata fortunata a trovare una cosa del genere. Anche se, insomma, sono comunque tanti soldi per una camera doppia. Certamente. Qual è la tua esperienza qui a Bologna dal punto di vista della vita e degli studi? Ti trovi bene? Cosa pensi? E sicuramente Bologna è una città che sta diventando sempre più inaccessibile per le studentesse e i giovani precari. E da, a partire appunto dalla questione abitativa, dal caro vita, dalla mancanza di spazi in città. E quindi sicuramente non è una città a misura di studenti. Prevedi delle possibili soluzioni? E noi stiamo provando a far emergere il problema affinché si parli delle problematiche che noi sentiamo tutti i giorni, e sicuramente insomma, le soluzioni non spetta a noi trovarle. Però sei propositiva o qual è la tua visione? Noi chiediamo delle case, innanzitutto case per tutte, e un altro tema che abbiamo portato per poter vivere in queste città è anche un reddito universitario, un reddito che ci permetta di poter stare in questa città senza dover vivere sempre di stenti e sempre ricevere solo le briciole. D'accordo, grazie mille. Grazie. Che vita bella per tutte.